per giudizio mio, giudizio di Massimo da studio, il migliore in campo, anche se credo che ti interessi poco. Hai fatto il difensore in maniera perfetta, hai fatto l'attaccante aggiunto con Tonti che è stato superlativo anche su di te. Ma sì, abbiamo creato tanto stasera, soprattutto nel primo tempo, e dopo a volte non riesce a realizzare. Ci sta che alla prima, diciamo, occasione vera, l'episodio, ha fatto rigore, espulsione, poi la partita lì è cambiata. Però c'è da continuare così, continuare a lavorare, perché la prestazione c'è stata, appunto. Anche dopo l'espulsione abbiamo avuto un paio di occasioni e c'era un marico, ora poi a caldo ancora di più. Però è stata una prestazione importante del Pescara. Sì, come purtroppo a Pesaro, abbiamo fatto meglio di loro. Loro si difendevano, nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni nitide e anche nel secondo la mia, e non siamo riusciti a concretizzarla, purtroppo. Tu che eri lì a due passi, era così brutto l'intervento da Plizzari da giustificare anche il rosso sul rigore? Ma io non l'ho visto, secondo me, cioè non l'ho visto bene perché ero un po' coperto, però secondo me l'arbitro ha visto che lui usciva un po' aperto, diciamo, con le braccia, però secondo me non era da rosso, perché non so se sbagliando, dico, non so se ci sia ancora il regolamento della espulsione, rosso e rigore, però questo non lo so. Diciamo, dico, che è rigore solo se si disinteressa completamente del, sì, pallone. Sulla palla, mi sembra, anzi mi sa che l'ha anche la presa, perché sennò Gambale faceva gol a porta vuota, diciamo, quindi è andata così. Pellacani, questa sconfitta quanto può penalizzare il cammino del Pescara? Ma secondo me per niente, come dopo Pesaro ci siamo rialzati, ci rialzeremo, adesso sabato abbiamo una partita importante a Gubbio, come ho detto il problema era se magari non c'era la prestazione, ma la prestazione c'è stata, quindi c'è da continuare così a lavorare e andare con la testa a Gubbio, pensare partita per partita, il campionato è ancora lungo, continuare così, insomma. E avrai anche un compito particolare, Pippo Pellacani, perché alle tue spalle non ci sarà Plizzari, ci sarà Saio, al tuo fianco non ci sarà Riccardo Brosco, ci sarà Erasmo Mulè o un giovane, e quindi diciamo che sei il più esperto a guidare la linea. Ma sì, ma quello non è un problema, sono tutti ragazzi, prima che bravi sono forti, quindi sono tutti validi. Ricordiamo Saio quando è entrato con Rimini, oppure Mulè con la Pianese, anche col Perugia, hanno sempre fatto bene, quindi siamo tutti pronti, siamo tutti sul pezzo, e quindi questo è anche il nostro segreto, diciamo, perché in allenamento andiamo forte tutti, quindi gioca uno, gioca l'altro, l'abbiamo visto tutto l'anno, non cambia niente, anzi spesso i cambi ci hanno aiutato a vincere le partite. Sei un passo dal rinnovo, l'ha detto anche il presidente. Adesso stiamo parlando, quindi vediamo un po'. Studio per Pippo Pellacani, giro io la domanda. Fabio. No, io ho una curiosità sul gol preso, rivedendo l'azione poi dopo bocce ferme, secondo me siete usciti un po' troppo alti su quella palla dove poi Brosco ha tentato anche il doppio intervento, non so se tu sei d'accordo su questa mia considerazione. Dice Fabio Ferraresi, in occasione dell'azione che poi ha generato il calcio di rigore e il vantaggio del Pineto, se tu e Riccardo Brosco siete usciti un po', siete andati un po' troppo alti, poi lì c'è stata anche quell'azione che ha penalizzato Brosco. Sì, poi secondo me c'era una mezza trattenuta su Riccardo, però insomma dobbiamo rivederla, perché ti dico, non l'ho rivista, però è un po' magari quello che chiede anche il mister, di uscire, di rompere la linea, ora come ora non lo so, cioè dovrei rivederla, quindi però sì, eravamo messi male perché eravamo scoperti, dobbiamo capire il perché.